spaziato dai bomboloni, abbiamo ritoccato le donne, le donne, gli uomini. Questa sera invece andremo a disegnare chi è il più simpatico, spigliato, attraente ragazzo della fiera. Stessa cosa per la ragazza. Prima di tutto ringraziamo i nostri soliti sponsor, la Bottega di Gabbiano, la Pizzeria Emma, la Tabacchiera Tobaccos, la Sala Giochi Sorriso e la, diciamo, il ristorante, pizzeria, gelateria che più ne ha, più ne mette, la Tazzare. Beh, a questo punto andiamo con il clou della gara, che in pratica sono le persone che prima cominciamo innanzitutto dalla giuria, scusate se mi confondo, perché questa sera la giuria non è composta dagli sponsor ma dai ragazzi che abbiamo pescato casualmente per la discoteca. Ci saranno le ragazze che dovranno votare per i ragazzi, sono tre, e tre ragazzi che dovranno votare per le ragazze. Cominciamo per dovere di cavalleria chiaramente con le ragazze. La prima è Elena Fiorani, prego. Guardate, e ci meravigliamo che non abbia partecipato, perché avrebbe potuto farlo e forse anche vincere. Bene, non so dove la vogliamo fare, accomodare. Ecco, questa è il foglio da birra per Elena, che si disporrà dove meglio crede. La seconda è Paola Bornardi, vediamo un po'. Eccola arrivare, anche lei. E vedete, queste sono le outsider di lusso, coloro che avrebbero potuto vincere e invece hanno preferito essere in giuria. Prego, accomodi anche tu come preferisci. E la terza è Marani Sandra, vediamo se appare. Oh, bene, eccola che appare da un'altra parte. Lei è quella che ha fatto la gara degli spumini, quella che ormai è una pietra miliare anch'essa della discoteca. Sandra, anche per te carta, penna e calamaio, come dicevo, uno più famoso di me, e anche per te quei voti. Per quanto riguarda i ragazzi, cominciamo da Di Camillo Nicola, guardatelo, in tutto il suo splendore. Una bella giuria, niente da dire. Anche lui si può accomodare lì. Il secondo, Alessandro Campagna. Anche per lui, carta, penne, calamaio, e vediamo chi deciderà per la vittoria finale del favoloso premio di mezzo milione, chiaramente ripartito come al solito, 250.000 per l'uomo, 250 per la donna. Andiamo con Marco Broletti, terzo giurato della serata. Allora, sì, devo chiamarli qua. Ah, si deve accomodare lì. Marco, il buon Pirillo in arte, si può accomodare. Li teniamo distanti perché sono chiaramente, si potrebbero far condizionare dai voti degli altri, cosa che mi auguro non avvenga. Quindi le ragazze voteranno per i maschi e i maschi voteranno per le ragazze. Allora, voi sapete che questa sera non ci accontenteremo di far ballare la gente, ma si pensava anche di farla cantare, una cosa che potrebbe essere molto gradevole. Va bene, vabbè, adesso vediamo. Allora, cominciamo con la prima, e per dovere di cortesia e di galanteria è una ragazza, c'è scritto Anouk Even addirittura. Ammazza di mortacci. E cominciamo bene, complimenti. Ci credo, Allora, tu sei già straniera, tu sei, tu non parli italiano, guarda dove abbiamo from. What is your name? Anouk. Anouk, wonderful name. You want to win this evening on the first number and you will win. Maybe. Ok, allora per Anouk partiamo con la musica e direi che ti puoi scatenare. Now you have to dance and the music will be proposed by Tesio, our disjockey. Prego! Guardate qua che cosa c'è. Allora, probabilmente sorella, questa invece è Nathalie Even di cognome, e anche qui ci siamo. Ok, allora, you are the sister of Anouk? Yes. Yeah. You dance well like her? Va bene, anche lei dice di ballare così così come la sorella. Vediamo se saprà farci caricare. I voti chiaramente
0 a 10. Scegliete voi in questo del conteggio. Prego, music for you.
continua, il resto è bella musica. Allora, tu hai fatto canottaggio? No, ma come balla però sembra. No, no, complimenti, complimenti, ma dopo te la caverai meglio col canto. Prego e grazie. Anche a te. Serena Giannoni, ma ragazza, vediamola com'è questa Serena che dovrebbe arrivare. Sì? È nascosta tra il pubblico? Fontanari. Applausi anche per Augusto che però non si vede. Gli mandiamo lui, ma non mi sembra il tipo che possa vincere. Numero 13, Sasha Miseli, vediamolo. Guardate che bel ragazzo, è incantevole anche lui, prego. Di Prato, appunto. Era il numero, vediamolo, 13, Sasha. Numero 14, Luca Morgan, vediamolo. Dov'è? Oh, prego, accorti. Bene, da dove vieni? Ah, qui da Forlì, proprio due passi, nonostante il cognome. La musica è tutta per te, proposta da Tesio. No, 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 prego, è bellissimo ballare, vai, vai, si vede che ci sai fare. Scatenati!
superstizioso? Allora, il 17 potrebbe anche portarti bene. Katia, la musica che per te è scatenati. Prego, prego.
questa discoteca c'è un monte di cicale. Bello! Davanti al portone, su
faccia e le mani.
troppo sciocco, non può cantare, solo picca di morto, ha voglia a reggere, grazie allo strano, e di cavare soprattutto cosa fa, vieni libera e grande, a lavorare. Sì, come va? Siamo andati 100%.
questo punto io ho dato le carte alla prima mano, come si fa nel poker, una a lui e una a me, ok? Voi controllate il punteggio, Che punteggio hai? Coppia di K, due re. Due re è un punteggio un po' basso, devo dire. Infatti io ho due donne e due assi, che sono qua. Purtroppo... io giocherò con lui, come ti chiami? Francesco, sei sicuro? Francesco, sì. Attento, vedendo le due carte, ricordo che con te ci giochiamo un milione, ok? L'hai sempre lì, sì, che ho pure, non ti preoccupare, pesano? No, è un milione. Oh, va a casa. A questo punto tu consigli la carta che ci avete un milione. Quali che vuoi dare? Due carte, quelle che vuoi. Ma cosa si può dare? Aspettiamo un po',
poteva fare 4 carte lui e 5 io, però facciamo 5-5, ok? Bene, lui adesso dirà il punteggio. Che punteggio hai? Fai vedere a tutti, mi raccomando. Tre donne, fallo vedere, fallo vedere. Tre donne. Signori, il pool batti il tris, sono 3 re più 2 assi. Mi dispiace, dopo giochiamo a poker con voi e vediamo chi vincerà. Scusa? Grazie. A questo punto con queste carte abbiamo finito. Io, ecco, purtroppo queste serviranno domani sera. Domani sera sono a Riccione e quindi chi vuole seguirmi io rimetterò in gioco queste qui. Purtroppo questa sera è andata male. Dunque, a questo punto io vorrei... Lascialo giù. Riccione. Riccione. E dopo te lo dico, al ristorante. Sì, sì, no, vieni lì che giochiamo a poker. A questo punto io vorrei sapere chi è che di voi ha un anello. Un anello al dito. Un anello, vieni, 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 vieni. No, no, no. Adesso va, vieni, vieni, facciamogli un applauso perché... Non te lo rido più! Dunque, non te lo rido più, E te lo stretto! Allora... Occhio! Passa da questa parte. Bene. Ora, io vorrei fare un piccolo gioco che si fa con un anello e un portachiavi, ok? Oltre all'anello e al mio portachiavi, vi mostro con anche in tasca un piccolo foulard, un piccolo fazzolettino, ok? Vi ricordo che tutto è ripreso dalla telecamera, per cui non ci possono essere trucchi. A questo punto... Allora, quello che sto facendo, io ho chiesto di animare un po'... Ok, allora questo è un portachiavi vuoto, va bene? Al posto della chiave non c'è niente, c'è soltanto il... Lui ci sta mettendo il ditino, qualcun altro vuole mettere il ditino? Ok, questo lo devi tenere tu. Tieni. Mi dai il tuo anello, bene. A questo punto io ho dato il portachiave vuoto, e lui ci ha messo anche il ditino, il portachiave vuoto gliel'ho dato, va bene, e lui lo terrà in mano. No, non serve, tienilo lì, chiuso. A questo punto io cercherò di fare sparire l'anello. Quest'anello è d'oro? Ah beh, allora va bene, io adesso farò sparire quest'anello. Tieni il microfono, scusa. Sì, ma non prendo così, va bene, è sempre lì, tiro sulle mani, e bene, guardate bene che non ci sono assolutamente trucchi, ok? Non puoi sentirlo, va bene? Bene, a questo punto io ti consegno il fazzoletto e tu mi consegni il portachiave, attenta a non far cadere l'anello, vai, consegnami il portachiave, tienilo bene, ok, signori, un portachiave perfettamente vuoto, anello sparito, le mie mani sono perfettamente vuote, ora vi faccio vedere cosa si può fare facendo sparire un anello. Scusa, mi vorresti aprire il foulard e far vedere dove è andato l'anello? Io ho sempre il portachiave qua in vista, Bene, io ho terminato qua, l'anello è il mio compenso di questa sera, quindi ci vediamo. No, ecco.
vedi, già si sta scaldando. Allora facciamo una cosa. A questo punto vediamo di restituirgli l'anello. Dico, ma dove può essere andato questo anello se non dentro al portachiave che prima era vuoto, ok? Tieni il microfono. Attenzione, mano vuota, io apro il portachiavi, va bene? Vediamo. Attenzione, guardalo bene, lo vedi? Guardalo, mano vuota, perché c'è il doppio fondo, no? No, credo che sia sparito questa volta, sai che devo aver sbagliato il gioco? Ai. Devo avere sbagliato il gioco perché l'anello non c'è. Va bene, se ti do una cosa, quanto vale? Va bene, anche te. No, signori, scherzi a parte. Qua c'è l'anello e il suo perfettamente agganciato al portachiavi. Lo regalo. Mi regalo solo l'anello e adesso lo andiamo. Anzi, stacca tu l'anello, è attaccato bene, staccalo pure. Staccalo. Sgancialo. Aperto lì il portachiave che ha tenuto in mano lui, c'era l'anello all'interno. Questo era il gioco, l'anello con... Ok, controllo ovviamente che sia il tuo. Io ti aspetto domani sera con me a Riccione per giocare a poker, eh? Ok, qua c'è un portafoglio. A questo punto, signori, buonora Alessandro, pronte le votazioni con la giuria. Vi ricordo che c'è in palio mezzo milione di premio, quindi do il microfono a lui, vi saluto tutti, ciao, grazie. Bene, applauso per il presentatore Bodak che ci ha rallegrato con i suoi giochi. Intanto abbiamo, oltre ai voti, anche qua 10 carte da 50.000, totale mezzo milione. La ragazza che ha vinto è Katia Zarri. Ecco, per te 250.000 lire, contenta? Ci credo, mortacci. E per i maschi ha vinto invece Davide Montagna, vediamo se è qua tra noi. Vediamo se almeno c'è questo bello. E allora questo bello è qui. Non a tutti piace, ma la bellezza è così nel mondo. E anche per Davide sono 250.000 lire. E direi con questo davvero possiamo chiudere con gli uomini e le donne ideali dell'estate 89. Grazie. Ok, mi sembra che ci siamo. Allora ragazzi, qui davanti, per cortesia, non vedo niente. Vedete il nostro Alessandro Bonora, super scatenato in pista, ancora in fase di riscaldamento. Abbiamo anche dei professionisti, mi sembra di vedere. Vedo un predappiese con un bellissimo berrettino bianco e gli occhiali, con un look tremendo. Passiamo a un pezzo vecchiotto, disco, famosissimo per tutti voi. Muoversi, agitare, agitare i fianchi, le gambe. Non si ammettono pause. Preparatevi perché il bello deve ancora arrivare. Questa è solo la prima fase, la fase di riscaldamento. Sì. Allora, purtroppo ho già i primi nomi degli squalificati. Continuate a ballare. Allora, di mano in mano
regalerò i numeri. Numeri 1, squalificato, un bel applauso. Continua a ruota il numero 26. Potete accomodarvi e grazie di aver partecipato. Mi comunicano che è stato eliminato il numero 4. Voi se volete potete vestirvi tranquillamente. Gli uomini magari possono rimanere un tantino coperti. Ah!
giusta volta non c'è male, ma se ne cavata abbastanza bene. Vogliamo provare con un perfo rap. Siete tutti bravissimi, ma è qui che vi voglio. Nel continente nero, Alfonsi Bonzi Bo, alle fate del Kilimangiaro, Alfonsi Bonzi Bo, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti palli più famosi dagli galli, agli galli, agli galli. Siamo i Ragusi, siamo i Ragusi, gli altissimi negri. Ogni tre passi facciamo sei metri. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole. Noi siamo i Ragusi. Siamo i Ragusi. Siamo i Ragusi. Gli altissimi negri. Quello è l'occhio basso. Quello è l'occhio basso. È alto due metri. Qui ci scambiamo l'amore profondo, dando ci vani più alti del mondo, siamo i Ragusi. Alle giraffe guardiamo negli occhi, agli elefanti parliamo negli orecchi. Se non credete, venite qua giù, venite, venite qua giù. Siamo i Ragusi, siamo i Ragusi, gli altissimi negri. Ogni tre passi, ogni tre passi, facciamo sei metri, ogni cavalla del nostro villaggio ha perlomeno tre metri di raggio, siamo i Ragusi. Nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, registro un popolo di negri che ha inventato tanti falli più famosi, e dagli galli, agli galli, agli galli. Saluto Alessandro Bonora. Bravi. Non sai parlare in casa, mentre parli nel cuore.
purtroppo questa volta ne saltano via due. Sono il numero 6 e il numero 22.
bravissimi il 25 e il 36, ma purtroppo ci lasciano. Rock and roll. Disco, facciamo un disco di quelli all'avanguardia, un disco house veramente tirato, così si potrà stabilire realmente chi è il vincitore. Oh!
tutti e due, bisogna dirlo. Comunque sarà la giuria a decidere. Allora, ultimo pezzo e poi siete andati. Out. Punto dal responso, gente. Venite pure. Bravi! Allora, le telecamere ci seguono come fosse Malanai.
4, bello e bravo e modesto. Chi è? Oh? Sono io. Ah. Numero 8, appunto, modesto. Quindi 8, Zoli Raffaele, 7, Stefano Marchini, 6, Perugia Michele, 5, Pastani Alberto, 4, Simona Zanetti, 3, Galea Di Cristino. E poi siamo arrivati ai due protagonisti della finale. Probabilmente molti si sarebbero aspettati il colpo grosso, quello che tornava a casa con mezzo milione, ma così non è, perché ha ballato benissimo la ragazza, ha ballato benissimo il ragazzo. Sono chiaramente due generi diversi, uno con un fare sensuale femminile come ormai, e un ragazzo che si è scatenato al meglio, anche lui mostrando un po' un pezzo filoso ma grande doti, si porta da casa. Vabbè, appunto. Allora, si porta a casa la nostra Valeria Blanco, dico bene, 250.000 lire e la coppa di seconda classificata. Pensi che anche mai tenere le 250.000, eh? Avrei scommesso. E il primo classificato è il nostro amico che porta a casa anche lui 250.000 ed è il primo classificato della serata. Ma direi che l'applauso va a tutti e due perché sono stati ugualmente bravissimi. Un applauso per tutti. Questo è tutto, con questo si conclude la gara di ballo e il terzo classificato abbiamo, è vero che c'è anche il trofeo per il terzo, che è Galletti Cristina. Dov'è Galletti Cristina? E vabbè, ci avrei scommesso. Valeria, no, Galletti Cristina, terza classificata, non porta che da soldi ma al posto. Il terzo classificato, mi auguro che non mi diate dell'altro anche stasera, tanto me l'ho dato tutte le feste. Stavolta mi hanno cacciato fuori subito, per cui non ho problemi di rubare, non mi arriva un soldo. I soldi arrivano a Valeria Blanca, a lei. Mafiosi, e vabbè. E dal terzo al nono possono ritirare il premio al bar, che so che ho istituito una magliette premio per quello delle sportive del Gabbiano. Questo è tutto, grazie a tutti, coloro che hanno partecipato e coloro che ci hanno seguito.